Cari amici, nel mese di maggio vivremo la settima edizione dell'Educando Festival, che si concluderà con la fine dell'anno scolastico. Si tratta di una festa che coinvolge l'intero campus, durante la quale tutti i protagonisti condivideranno con amici, famiglie e tanti altri la nostra esperienza educativa nella comunità educante e territoriale. Nel corso della festa si racconterà il bel tempo vissuto insieme, alimentando la speranza nel futuro e la fiducia nella vita. Durante tutto il mese vi racconteremo passo dopo passo gli appuntamenti che andremo a vivere. Passiamo ora a una grande novità che interessa il nostro campus. Sono ormai addirittura d'arrivo i lavori che hanno coinvolto la piscina. Il nostro inviato ha intervistato Giambattista Nicolini, direttore delle piscine, che ci ha raccontato tutte le novità. Grazie per la linea, siamo qui a bordo vasca con il direttore delle piscine. Vedo che ci sono stati molti cambiamenti nella nostra piscina, ce li può raccontare? Dici bene, Benedetta, abbiamo fatto degli interventi veramente molto importanti, riguardano in modo particolare la nuova vasca che abbiamo qui alle nostre spalle, completamente rinnovata nelle misure e nelle profondità, è veramente uno spettacolo, bellissima. Poi abbiamo rinnovato completamente gli spogliatoi e abbiamo creato in una parte di essi anche un nuovissimo bar. Abbiamo anche rinnovato come quarto aspetto la zona solarium del parco. Quindi siamo veramente pronti e carichi per la nuova estate che sta arrivando. Quindi siete pronti per la nuova stagione e a quando sarà l'apertura? Siamo prontissimi per la nuova stagione, l'apertura è prevista per domenica 26 maggio. Nei giorni immediatamente successivi a questa data faremo anche una festa di inaugurazione ufficiale. Siamo quindi tutti molto desiderosi e ansiosi di affrontare la nuova estate che sta arrivando. Alcuni guest hanno già confermato le loro presenze, quindi con tutto il nostro personale attendiamo tutti i visitatori che vorranno trascorrere l'estate con noi, le famiglie, i ragazzi, gli adolescenti, gli adulti. Siamo veramente pronti per l'estate che sta arrivando. Infine, vi mostriamo un interessante progetto che ogni anno coinvolge gli studenti delle classi quarte della primaria. Nelle immagini vediamo la classe quarta A, che è stata ospite per un'intera giornata alla scuola secondaria, per viverne l'atmosfera e comprenderne le dinamiche. Sentiamo com'è andata. Sono Beatrice e vado in quarta A e oggi siamo andati dalle medie per vedere un po' come sarà la nostra scuola e abbiamo fatto arte, ci hanno fatto imparare che cos'è l'arte e abbiamo fatto molte materie bellissime che non credevamo che po si potessero fare alle medie. Ci siamo divertiti un sacco. E anche a scienze abbiamo sviluppato le materie del corpo. E in più in matematica abbiamo scoperto delle cose nuove sui numeri. Ti è piaciuta? È stata una bella giornata. Sì, è stata una bellissima giornata per me. Ciao, io mi chiamo Alessandro, frequento la classe quarta A. Oggi io e la mia classe abbiamo avuto un'opportunità spettacolare, quella di sperimentare cos'è la secondaria. Ci hanno fatto fare un po' di materie come scienze, matematica, arte. Ci siamo divertiti molto. Le maestre, le professoresse, che le chiamano così quelli della secondaria, mi hanno fatto una bella impressione e spero che i miei mi facciano venire qua. Questa scelta per raffigurare il titolo che volevo dare all'insieme delle seguenti slide che sto per farvi vedere. E qui inizia, guardate che bello qua, come l'ha diviso. Allora, illustra questo, dai. La biologia, noi faremo tanta biologia, eh? Cos'è la biologia? Ho messo il sottotitolo e poi ho spiegato cos'è la biologia, che si divide in tre scienze, che sono la zoologia, l'ecologia e la botanica. Che cosa ti aspetti dalla giornata di domani? Che sarà bella, divertente e spero che sia bello lavorare insieme alle medie. Io mi aspetto che collaboriamo tutti insieme, sarà una giornata stupenda e impareremo cose nuove.
e spero che sia divertente come tutte le altre. Siete agitati o tranquilli? Io tranquilla. Io tranquillo. Bene, abbiamo concluso anche oggi. Da Alessandra e Flavio è tutto. Alla prossima settimana.